Per la stampa inglese è in testa totale fra club e giocatore, manca solo l'ufficialità, Erling Haaland si trasferirà al Manchester City al termine di questa stagione. Parleremo delle cifre e delle prospettive che ci saranno in seguito a questo trasferimento su questo video, quindi lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale di FCM Sport per supportarci e per seguire, rimanere sempre aggiornati sulle ultimissime news di calciomercato. Dunque, abbiamo detto, il Manchester City sborserà 75 milioni di euro previsti per la clausola rescissoria per l'acquisto del giocatore al Borussia Dortmund. L'attaccante norvegese classe 2000 è di fatto l'attaccante più promettente del panorama mondiale insieme a Mbappé e monopolizzerà sicuramente, a meno che non ci siano altri problemi fisici che si sono manifestati nell'ultima stagione, il calcio mondiale. Dunque, finalmente la proprietà di Mansour regalerà a Guardiola il tanto atteso numero 9 che probabilmente sarebbe servito soprattutto nell'ultima edizione di Champions League e in generale nelle ultime stagioni. Dunque, il trasferimento è fatto, la telenovela sembra volgere al termine. La trattativa, come sapete, ha avuto tantissimi ostacoli, l'ultimo dei quali purtroppo la morte di Mino Raiola, ex ormai procuratore di Erling Haaland, ma nonostante ciò l'affare si è concluso con le esigenze economiche di Haaland chiaramente accontentate, perché 30 milioni per 5 anni, 150 in totale in un quinquennio, contratto pluriennale, faraonico e con prospettive di titoli che chiaramente al Borussia Dortmund l'attaccante norvegese non poteva avere. La media goal ovviamente di Haaland la conosciamo, superiore al gol a partita addirittura in Champions League, quasi di un gol a partita in Bundesliga, un rapace d'aria che dovrebbe risolvere il problema numero 9 che aveva il City di Guardiola, perché sappiamo che la squadra dell'allenatore spagnolo crea tantissimo ma non può concretizzare tanto senza un grande attaccante. Gabriel Jesus ha fatto chiaramente il suo dovere, ha giocato bene anche in Champions League, ma alla fine al City, sarà per la tradizione, sarà per questa mancanza storica dell'attaccante, soprattutto dopo la partenza di Agüero, non ha mai avuto quello spunto in più per vincere partite pesanti come quella di fatto l'ultima alla semifinale di Champions League. Quindi il Manchester City con questo numero 9 potrà andare avanti, potrà andare dritto all'obiettivo chiamato ex Coppa dei Campioni, che è mancata, che manca alla proprietà di Mansour per chiudere questo cerchio, soprattutto con il ciclo Guardiola, in particolare dopo la delusione di Kane, che in estate sembrava di fatto addirittura d'arrivo al Manchester City, ma poi l'affare è saltato, Kane è rimasto al Tottenham e probabilmente ci rimarrà con Antonio Conte in panchina. Parlando delle cifre, ok, stipendio faraonico, ma 75 milioni per la clausola chiaramente sono un regalo per uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi tempi e che monopolizzerà, come abbiamo detto, il prossimo decennio calcistico insieme a Mbappé. Quindi un grandissimo affare per il City e per la Premier League, che dimostra, grazie alle risorse economiche che sappiamo essere superiori rispetto alla concorrenza, di essere nettamente il campionato più interessante, più seguito sicuramente in Europa e nel mondo. Quindi tantissime prospettive in campo internazionale, soprattutto dopo questo trasferimento di Haaland. Fateci sapere nei commenti che ne pensate, se queste sono le cifre adatte per questo trasferimento. Cosa accadrà invece nel nostro campionato? Lo scopriremo su FCM Sport, quindi seguiteci, iscrivetevi, lasciate un like al video e per il resto ci vediamo al prossimo appuntamento.